Buongiorno. Scusami per il mio inglese. Ho bisogno di Francesca per tradurre il mio inglese. Il mio inglese è il miglior errore della mia vita, non studi l'inglese. Ma sono un ragazzo italiano e preferisco I per tradurre il mio inglese. Food Clinique è un modo di pensare al cibo, non sempre per la gioia quando c'è una patologia invece, quando si sta male. So food clinic it's an approach to food uh, that is uh, thought uh, in order to address problems linked to, to health. Ho presentato questo progetto due anni fa al Congresso Italiano. I presented this uh, uh, project 2 years ago in an Italian conference. E sta incominciando a muovere, specialmente in Italia, uh, c'è molto interesse tra medicina, cibo e cuochi. And especially in Italy, it's uh, attracting a lot of, of attention, uh, especially among um, general practitioners, doctors and chefs. la salute, So food clinic is uh, initiating a complete approach uh, to food, not just for health, but uh, in order to address specific problems linked to the uh, to the person suffering noi conosciamo molto di più quello che c'è su marte di, di quello che c'è dentro un pomodoro we know a lot better uh, but what's on mars rather than what's inside a tomato ma se il pomodoro fa molto bene but if the tomato is really good for you fa bene per il 50% della popolazione del mondo is going to be good for about 50% of the and population per l'altro 50% ci può essere un'allergia E il pomodoro fa male. E quindi uh, il nostro modo di, di, di pensare al cibo non è solo sempre piacere, c'è dei momenti dove il cibo è qualcosa che ti crea un problema durante la giornata. So therefore, uh, our approach to food uh, mustn't be always uh, uh, linked to pleasure. Uh, sometimes, food can also be something that uh, affects us not in the most in the most positive way. Per fortuna, la medicina occidentale sta certificando in modo scientifico uh, molte molte proprietà del food in modo preventivo per la salute. Uh, thankfully, uh, medical science is uh, actually taking a completely different approach to food uh, looking at it from its preventative way of uh, affecting uh, positive conditions. sono nato in Italia in Italia c'è la dieta mediterranea. I'm very lucky because I was born in Italy and we've always enjoyed the Mediterranean diet. And noi mangiamo mediamente sempre bene in Italia.

di rischio di avere un cancro quando diventerà grande. Quindi i cuochi possono veramente, con la loro presenza, con uh, i, il loro modo di essere comunicativi nel mondo, dare un aiuto per iniziare ad alimentarsi in modo sano. So, chefs can really uh, impact on the way people uh, think about food and the way they feed themselves, uh, in a um, manner that is more focused towards health. Però non è, non è un problema di alimentarsi in modo sano, non è questo il problema. Il problema è quando stai male. E quindi il cibo ti deve aiutare anche a livello psicologico a combattere un tuo, un tuo momento non, non piacevole. So, the problem is not just when you're uh, you know, about food and health. Uh, the problem is that when you have developed a condition, uh, the food must be helping you in a deeper fashion. Ok. Food clinic è nato, per due cose, in due è nato in nato so, in So, food clinic was born in two uh, specific moments. Uno è questo qua. This is the first moment. Nel mio ristorante. Arriva una prenotazione di una famiglia per fare il compleanno di un bambino. In My restaurant I had a booking from a family uh, to celebrate the birthday of a child. Però mi dice che il bambino è celiaco. But the child uh, suffers for the celiac disease. E quindi mi dice "Non non ordineremo i primi, la pasta, salteremo i primi perché per non farlo sentire in imbarazzo". We're not going to have any of the uh, first main courses that we have. Because we can't have pasta, and we don't really want to embarrass the child by ordering them. And I thought why? Why does? Why do we have to do that? Without saying anything, I prepared a surprise for when they came for lunch to my restaurant. After the starters, I made them bring. Questo fritto di pasta al bambino solo a lui, uh, I just specially for the child, uh, this fried pasta dish, special for him. E tutto è tutto preparato con uh, pasta cotta, uh, scotta, e dove si è, si è, si è potuto creare un, un, un pongo per fare dei sofficini per fare delle crocchette. I, I made questo specially with a, a, a special pasta which was uh, very overcooked so that I could shape it into a, a stuffed parcel that I then defrayed. goloso. But it's absolutely delicious. Normalmente quando abbiamo un problema col cibo, cominciamo a cercare di comprare prodotti specialistici in farmacia? When we have a problem with food, normally we veer towards products that are specially designed for us, maybe in the pharmacy or in special health shops. Ma a partire dal packaging sono tristi. They're very very sad uh, starting from the the packaging. La la pasta senza glutine al colore dei camici de, degli infermieri dell'ospedale. Uh, the gluten-free pasta often has the same color of the uniforms of the nurses in the hospital. No non c'è il pomodoro, la mozzarella il basilico sul packaging. Yeah, you don't see mozzarella or tomato or basil in, in the package and in the box. Okay. Quando è arrivato questo piatto al bambino? When the child saw the, uh, the dish in front of him. lui si è sentito speciale. He just felt very very special about it. E tutto il tavolo voleva la stessa cosa. And all the table wanted to order the very same thing. Quindi la sua patologia è diventata invece una cosa importante per quel giorno, è diventata la sua uh, il suo momento speciale. So, uh, all of a sudden his uh, condition, his pathology uh, was just turned into a very special moment for him and for everyone around him. Questo succede tutti i giorni? in milioni di famiglie In this happens every day in millions of families. Che il problema non è solo di chi sta male. The problem is not just a, a, a only for the person who's suffering, ma anche chi deve cucinare per lui, per dargli da mangiare. But also for the people who have to provide food or prepare or cook the food for him or her. Quindi Food Clinic si occuperà di creare una piattaforma, un network Food Clinic is looking into creating a platform and a network dove tutte le esperienze di mamme, sorelle, fidanzate, mogli where all the of all the to from food possono arrivare in questo network e creare delle soluzioni per chi ha bisogno di cucinare e dare da mangiare a qualcuno che sta male. Can link into the network and uh, uh, share solutions uh, aimed to resolve and uh, uh, alleviate the problems of people suffering from different conditions. Io ho quattro molto, molto veloci e I brought uh, four examples with me that are, just symbolize the, uh, uh, the ethos behind Food Clinic. Um, Quindi il primo era per la celiachia. The first one was linked to the celiac disease. The second one is for Questo uh, particolare esempio è uh, legato alla sindrome dell'irritabilità syndrome. Ok, uh, quindi la colite spastica. Sì, stiamo parlando di colite spastica. C'è due problemi, no? Con la colite spastica. Una che vai sempre in bagno e l'altra che non ci vai mai. Due yeah, problemi principali. Uno è che vai molto spesso one that you è che vai molto, molto raramente. Questo è un esempio di un agnello brodettato alla romana. This is an example of a rack of lamb uh, cooked in flavor stock in Roman style. Una che di diarrea, if a person is suffering from diarrhea. Vede questo, dice, no, 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 Would absolutely reject the thought of uh, having uh, this type of food, because he's going to think that it's going to uh, impact negatively on his health. Mentre salsa, this particular sauce, however. Che è molto ricca di triptofano. È in È il il uh, la migliore prevenzione per l'IBS spastica. Uh, uh, Quindi, prodotti che c'è nell'acciuga, nel parmigiano, nelle uova? Se parmesan, egg

this is the reverse uh, issue for those who uh, go very rarely right. to the bathroom before this is stop running yeah. this is go running <laughs> thank you it's simple it's a dessert and dessert fat di kiwi this is a dessert made out of kiwi Il kiwi è una delle frutte che richiama maggior acqua nell'intestino. Yeah, lot of water into uh, the intestine. E quindi ti può aiutare, no? A I, correre. Sì, ti può aiutare a correre. Inside, sopra c'è. I, 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 I can say in English. Inside, there is a merengue. Merengue is made with manitolo. Manitolo è lo stesso? Sì, è Uh manitolo, sì. Manitolo uh, è un four. For the suocera. Yeah, it's, a, <laughs> it's a perfect uh, pity for for the mother-in-law. It's an example. And These are just examples. But food can be uh, very very happy. Uh, and it can help you on a daily basis. Can I have some water? Tutti i giorni a, 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 stare, a stare con la tua patologia, ma starci bene. Mm. To live with the, the condition that you're suffering from, but actually um, live a happy life. Ok, adesso arriviamo a, a quello che è il secondo motivo, che invece è il primo motivo per cui è nato Food Clinic. This is the second reason why the Food Clinic project was uh, originated, but it's actually the main one. Ok, questa è um, milanese steak ok? meat breaded ok tre anni fa Tre anni fa. io avevo una, un cliente molto importante che poi è diventato un amico ed era un gourmet very important customer che uh, normalmente lo vedevo ogni 15 giorni veniva a mangiare da me ogni 15 giorni yeah, uh, of weeks. non lo vedo più per tre mesi And for three months, I never saw him. Quando lo rivedo, gli dico, Ah, dove sei stato? Sei stato in vacanza? Hai fatto il giro del mondo? Next time I saw him, I, 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 I greeted him and I said, Where have you been? Have you been around the world for the last three months? Invece lui mi dice, No, Davide, non ho più lo stomaco. No, Davide, actually, I had my stomach removed. Ha avuto un cancro molto aggressivo e gli hanno tolto lo stomaco. He had a very aggressive form of cancer and therefore he needed to have the stomach removed. Here you go. E adesso come, come mangi? Cosa hai il posto lo stomaco? Mi dice, ho, ho un sacchetto e posso ingerire solo 50 grammi di cibo alla volta. So I ho puoi E said: 50 of the Ti faccio, the Umberto. The yeah, of the of the okay. was e io dico: cazzo, spiegami che cosa puoi mangiare? E io ti preparo dei micro piatti, gourmet. Allo stesso modo, for you so that you can still enjoy. E quindi lo invitavo una volta alla settimana a venire a, a, a mangiare queste queste cose grosse come un'oliva, ma era un piatto completo. Eh? So I invited him every week to come and enjoy these uh, uh, culinary creations. They were uh, no, no bigger than an olive, but they were uh, a complete dish. Una sera che era lì davanti al tavolo, uh, il tavolo davanti. Okay, it's finished my time, but please five minutes more. <laughs> <laughs> it's uh, Umberto. It's eating uh, at the table in front of the kitchen. Arrive, arrive another 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 my friends. The name is Matteo Goss. He's a gastroenterologist, uh, so, uh, so, medical yeah. gastroenterologist. Yeah. Uh, and he said, oh, "Is another gourmet. Uh, see the micro dishes and uh, ask me, what, what, what are you doing? Uh, e uh, uh, spiego che cosa stavo facendo. Presento Umberto a Matteo. And I Umberto to Dr. Matteo. E dopo un quarto d'ora che stanno parlando, Matteo ritorna da me. And after 15 minutes, came back to me and... E mi dice: Tu questo lo devi fare per tutti. Mm. You must uh, project this idea uh, on a wider basis. So, uh, I don't know how to do it, he said. So, um, uh, Matteo explained how they could uh, uh, start a project where they could uh, spread uh, the idea of this uh, uh, food clinic. And then we, we, we found uh, the food clinic. And this is one example for when you have a, um, You're chemotherapy. Under chemotherapy. Yeah, yeah. Uh, this is a very good example for a patient who is undergoing chemotherapy cycle. e eh, normalmente arriva la disgeusia. Yeah. Uh, a patient undergoing chemotherapy is uh, normally affected by uh, uh, his, uh, e, affected. e quindi hai la percezione del gusto diversa. Mm. There are alterations in uh, perception of taste and taste when you're undergoing chemotherapy. Uh, uno dei casi maggiori della disgeusia che hai, hai in bocca il gusto di topo morto. Mm. Uh, one of the classic uh, effects is that you have almost like a dead rat taste in, uh, in your mouth because of the chemotherapy. E quindi la carne aumenta questo gusto perché aumenta il gusto del ferro. And meat tends to emphasize this bad taste because of the uh, high iron content. Quindi tendi a non mangiare carne. And uh, the natural tendency is to remove gradually meat from uh, mm -hmm. what you're eating. Invece quando stai male, hai bisogno di raggiungere un apporto calorico, un apporto proteico. Naturalmente, se no ti devono uh, alimentare con un'alimentazione esterna. drip. Però questo è, è, è la parte medica. this is just a medical aspect of it. but normally, uh, you move away from kind of comfortably sitting at the table, sharing this time and enjoying this time with friends, and uh, your appetite uh, starts kind of uh, going backwards. and you become a stress reason for those who have to cook for you. Quindi, eh, trovare delle soluzioni, ad esempio come questa milanese, che è stata messa in, uh, in infusione dentro dello sciroppo d'acero. Trovare soluzioni as this uh, uh, milanese-fried meat, which has been infused with uh, maple syrup. Fai in modo che puoi ancora mangiare una milanese con delle patate fritte. So you can still enjoy this dish, maybe with, uh, uh, with uh, chips, fries. stare con la tua famiglia, con i tuoi amici. Uh, share this moment with your family and friends. E it's very important. When you are bad, reach a moment in the day that can be brutti because you don't want to eat anymore. These moments when you are sitting down at the table having your food can be very sad. Of of but they have to become moments in which you develop the strength, and you have the joy of sitting at the table and uh, umberto, the reason is. Don't you? unfortunately, umberto passed away, but remember food clinic and help me for, for, to improve uh, to check the food for fighting in the life. thank you very much.